Renzo, una serata prestigiosa, hai ricevuto un premio sempre importante che vede nell'Albo d'Oro tante figure calcistiche di grande prestigio. Sì, ringrazio chi mi ha voluto dare questo premio. Il premio alla carriera fa sempre un po' di malinconia, e malinconia ce n'è un po' oggi qua a vedere tanti amici, però c'è anche contentezza perché il mondo del calcio a momenti nei quali ci si ritrova tra allenatori, voi giornalisti, colleghi, dirigenti. Il bello del calcio è anche questo. Ecco, tra i premiati c'è stato anche De Zerbi. Che cosa rappresenta adesso De Zerbi per il calcio italiano, lui che allena all'estero ma che comunque anche in Italia ha fatto vedere il suo valore? Ha fatto una grande esperienza, credo che sia l'esempio degli allenatori italiani, allenatori sempre in evoluzione, che vogliono andare avanti, che non si fermano sul piano tattico, sul piano del gioco, sul piano tecnico. E quindi una categoria che secondo me, ma non lo dico per essere di parte, una categoria che è all'avanguardia nel mondo. E invece che cosa pensi del ritorno di García in Italia e soprattutto dell'eredità che raccoglie da Spalletti? Ma è un'eredità difficile, c'è poco da fare perché Spalletti ha fatto cose eccezionali quest'anno. C'è un allenatore esperto, sempre carico di novità, credo che sia il massimo che ci si possa aspettare da un allenatore. Spalletti ha messo insieme queste cose e ha realizzato un'opera d'arte. Prendere in mano una squadra come il Napoli non sarà facile. Se non dovessero cambiare gli uomini, io credo che dovrebbe solamente aggiungere qualcosa, credo. E quindi García può darsi che abbia anche questa capacità di aggiungere un qualcosa. Certo è difficile andare a cercare qualcosa per migliorare questo Napoli. Anche perché confermarsi significherebbe vincere lo scudetto, oppure il Napoli potrebbe pensare di migliorarsi in Champions? Potrebbe essere, perché il Napoli quest'anno è uscito, ma è uscito in un confronto molto difficile, c'è poco da fare. E credo che sia l'obiettivo principale del Napoli del prossimo anno, al di là dello scudetto, ma andare avanti in Champions, arrivare perlomeno alla finale. Cosa pensi invece della nuova frontiera calcistica rappresentata dall'Arabia Saudita? Ma non lo so, una cosa mi fa anche un po' paura. Mi fa paura perché tanti potrebbero essere presi da denaro facile. Il nostro e il calcio è un mestiere molto complesso, c'è poco da fare. E le vie brevi non servono. Tanti che sono a fine carriera, così, potrebbero fare anche un discorso di questo genere. Io invito gli allenatori che sono in crescita a stare in campionati difficili come i nostri, perché dentro questi campionati c'è la loro crescita. Da tifoso viola invece sei un po' preoccupato per il mercato che ancora non decolla, oppure presto? No, tanto il mercato, se vai di corsa all'inizio devi spendere di più, perché è così. Vale la pena anche avere tempi di attesa, una base c'è, l'allenatore è rimasto e questa è una garanzia, quindi credo, metto tifoso anch'io perché sono tifoso della Fiorentina, credo che si possa stare tranquilli. Ecco, si parla molto del nuovo centravanti, la Fiorentina sta cercando un attaccante che possa andare in doppia cifra, si parla tra gli altri di Dia e di Nzola. Che cosa pensi di questi due calciatori? La Fiorentina dovrà valutare bene, ma l'allenatore dovrà valutare bene. Ha la fortuna l'allenatore di avere un gioco consolidato, sapere che le caratteristiche di che cosa si vuole per finalizzare questo gioco. La Fiorentina nel rigore avversario arriva tantissimo, arriva anche con tanti uomini. Bisogna saper indovinare le caratteristiche dell'attaccante, se è per la conclusione o se deve essere anche al servizio degli altri. Dia, per esempio, Dia della Salernitana, lo vedi più un giocatore che si butta negli spazi, che ha bisogno di campo davanti a sé? Va negli spazi, questo potrebbe essere una caratteristica importante, anche se la Fiorentina
l'occupazione degli spazi esterni ce l'ha tantissimo, probabilmente manca qualcosa nella zona centrale, l'attaccante centrale veniva incontro per rifinire. Si tratta di cambiare molto negli sviluppi della fase offensiva. Ecco, e la Fiorentina, se come pare dovesse tornare al 4-3-3, avrà bisogno di un regista. Si è parlato molto anche di Hjulmand del Lecce, ne abbiamo parlato anche con Corvino, con Baroni. Cosa ne pensi? Ma dovendo cambiare, è nelle corde dell'allenatore, perché l'italiano è allenatore più di 4-3-3 che di 4-2-3-1. Però è disposto a cambiare, ce l'ha fatta vedere quest'anno questa variabilità. Io credo che sarebbe un ritorno al passato con convinzioni. È chiaro che il 4-3-3 impone più inserimenti da dietro, però quegli inserimenti che la Fiorentina ha in modo naturale, soprattutto sugli esterni. L'ultima considerazione su Castrovilli, perché ci si aspetta che possa prolungare il suo contratto con la Fiorentina in scadenza 2024, è un rischio continuare con questa situazione con Castrovilli? Castrovilli ha dimostrato di essere ritornato finalmente, ci è voluto tanto tempo. La Fiorentina che gioca 4-3-3 sarebbe importantissima.